Nel calcio come nella vita non succede nulla per caso. Il suo nome era già scolpito nella storia dell'US Avellino 1912, dopo quella maledetta traversa di Bologna. Gigi Castaldo replica e dopo il 2 giugno 2015 lascia anche la firma il 18 maggio 2017. Notte di sofferenze e di gioia incontenibile, notte passata su un'altalena per 71 lunghi, lunghissimi minuti. Un'altalena che è stata a terra e che poi al gol di Matteo Ardemagni è cominciata gradualmente a risalire fino a toccare il cielo, fino a che Super Gigi non ha reso il Partenio Lombardi una bomba esplosiva. Eppure l'inizio contro il Latina è stato tutto in salita, con la montagna che dopo la rete di Roberto Insigne si è allontanata improvvisamente di botto, con lo stadio rimasto in silenzio e la palla diventare sempre più incendiaria. Perché quando si scende in campo con l'obbligo di vincere per mantenersi stretta alla B non è facile. Non quando si hanno tante responsabilità, non quando si è stati costretti a rincorrere per tutto il campionato, non quando si ha il fantasma di una penalizzazione a inseguirti e tante, a volte incredibili voci, mercenari venduti finiti a perseguitarti. In fondo però, se hai deciso di inseguire quella palla che rotola, devi fare le cose semplici, metterci il cuore, credere all'impossibile, fare le mosse giuste al momento giusto, come quelle di Walter Novellino, di mettere a posto la testa prima che le gambe, cementificare un gruppo che ieri notte, nonostante tutto, nonostante un'ora inguardabile, è riuscito a conquistare una delle vittorie forse più belle di questi ultimi anni. Perché affrontare un nuovo campionato tra i cadetti per la quinta volta consecutiva non succedeva dagli anni Ottanta, perché questa società, nonostante i suoi limiti e le sue difficoltà che quest'anno ha avuto e come, è comunque riuscita a centrare l'obiettivo promesso quest'estate. Perché questo pubblico, spesso troppo duro e polemico, sa sempre come comportarsi nei momenti topici, quelli in cui bisogna riscoprire la propria identità e il proprio senso di appartenenza. Il giorno dopo, Avellino Latina, c'è ancora tanto stordimento, tanta paura, mista a un sollievo difficile da spiegare con parole semplici, che forse sminuirebbero i sentimenti che ognuno di noi, in questa notte di maggio di inferno e paradiso finale, ha provato. E allora, meglio rimanere in silenzio, lasciando solo alle immagini la capacità di spiegare.